Sono accusato di produzione e spaccio di stupefacenti, sequestro di persona e tentato omicidio. Mi chiamo Pietro Zinni e sono un ricercatore universitario. Alzate mani! Oh, che cazzo fai? Portaci al deposito farmaci, forza, ci serve tutto quello che c'è. Professor Zinni? Professor Zinni, neurobiologia, ho fatto l'esame 4 mesi fa. Voi siete le migliori menti in circolazione e vivete ai margini della società. Siete due latinisti di fama internazionale, fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga a nero. Le combinazioni sono 52 fattoriale diviso 52. Che cazzo stai a dire? Tu ti occupi di statistica inferenziale, ti occupi di variabile aleatoria. È una scusa per un pagacca schimale. Segni questo coso, per favore! È una lapide commemorativa di Teodosio il Grande, non puoi andarci di martello pneumatico. La coltellata gli è andata bella precisa qua. Si sono scannati per eredità. C'è stata un'aspra diatriba legale per la divisione. No, hai detto un'aspra diatriba legale. E io sono stato chiaro, non assumo laureati. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io qui fra massimo 6 mesi divento cameriere, mance, un giorno libero a settimana e 700 euro al mese. Io te li faccio guadagnare in mezz'ora. Noi metteremo sul mercato una nuova droga. E per la legge italiana è perfettamente legale. E volevo farti delle domande su quella sostanza che hai appena assunto. Ad esempio, questa pulsione erotica nei miei confronti che tu non riesci proprio a trattenere, dipende secondo te da quello che hai preso o no? Ti piaccio proprio io. Mi raccomando, ragazzi, dobbiamo mantenere lo stesso identico stile di vita di prima. È successo un mezzo casino, non ti arrabbiare, eh? Ho perso il controllo del coupé, che sul bagnato... Coupé? Non c'è il posto per un tavolo da biliardo, per una sala cinema. Ci hai fatto caso, questo posto è pieno di mignotte? Facci caso. Io non capisco perché ogni cosa che facciamo debba per forza prendere una piega surreale. Questi hanno fatto la campagna italiana di Napoleone. Io qua sono l'unico che si sta cagando sotto. E siamo anche dotati di baionette. Io dobbiamo rompere il culo! Andiamo là, gli spacchiamo la faccia! Hai fatto, beh? Oh, e non mi facevi fai testa, mi sono detto al beh. Prova a vedere. Che c'hai in faccia? Ah, no, niente, ma è un cazzo. E perché hai un cazzo disegnato sulla faccia? Sembrava una cosa divertente. Questa vita non te la meriti. Ma che c'hai in faccia? Eh? No, è un rimasuglio di un cazzo. Che cazzo? Fanno sti pennarelli indelebili.